anni abbiamo fatto la festa di con Padre Pio, è una festa così viva, non l'ho mai provata. E sono rimasto molto soddisfatto perché tanti li ho visti che non sono venuti soltanto per venire o per casualmente, sono venuti con amore e ho visto che hanno partecipato anche alla funzione con tanto desiderio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Facciamo festa, fratelli e sorelle. Facciamo festa perché il Signore ancora non si è stancato di noi, ancora scommette su di noi e ci dà fiducia. Facciamo festa perché oggi sono 30 anni, dico bene, dell'ordinazione di questo nostro patriarca del Sant'Uomo che è Don Probo. E non esageriamo. È un papà, padre di ben 4 figli sacerdoti e di altre 3 figliole. E quindi è anche nonno perché 2 sono sposate, una santa famiglia, un giovane a suo tempo molto esuberante che però ha conservato un cuore di fanciullino che grazie alla formazione ricevuta direttamente da Padre Pio ha vissuto una vita piena di fede, piena di luce. E quindi possiamo davvero benedire il Signore. La festa di questa sera è un po' l'anticipo di una grande festa che ci auguriamo di fare l'anno prossimo quando Don Probo taglierà il nastro dei 100 anni. Lui ti dice in particolare che tu non conosci nemmeno, ti dice tutto quello che devi fare, che tu non facevi. È la prima volta che io sono stato lì, prima volta. Io nella zona cattolica seguivo i ragazzi, pensavo di essere a posto con la coscienza e lui mi ha cacciato via. E io dice, ma perché mi ha mandato via che io avevo i ragazzi? Mi facevo questi interrogativi, eh? E dopo capì perché. E allora capì che col Signore bisogna essere sempre allerta perché quell'altro ci prende sempre il sopravvento. Cioè lui, lasciamo un pochino andare e ci vuole tanta umiltà. Per me è qualcosa di straordinario perché la scelta che il babbo ha fatto è qualcosa che era naturale, no? Nel suo modo di vivere e con il suo vivere la fede e con l'impegno nel servizio della Chiesa e con l'amore all'Eucaristia. Per cui e per le altre persone magari può sembrare una cosa straordinaria, no? Una persona che è vedovo, che diventa diacono, è ordinato sacerdote, vive questi 30 anni. Ecco, però penso che sia proprio così qualcosa di naturale nello stile di vita, ecco, del babbo, della nostra famiglia. Soprattutto dell'aiuto della mamma che ci ha dato nel cielo. Mio padre è anche sacerdote e questo è un doppio miracolo, perché essere già figlia, sesta figlia è già un miracolo, perché non è facile essere sesti, no? In una famiglia. E mio padre è anche sacerdote, quindi un doppio miracolo. E non so, per me è una cosa che ha avuto tutto un percorso talmente lungo, che è iniziato con mia mamma, sicuramente questa spiritualità così grande che Padre Pio ha donato loro, questo desiderio di stare con Gesù e che ci hanno comunicato tutti e due. E quindi dopo che è morta mia mamma, io avevo 8 anni, mia sorella più piccola 5, eravamo tutti piccoli, mio padre ha fatto la scelta di rimanere e così proprio in questa vicinanza a mia mamma spiritualmente e insieme con Padre Pio, insomma in questa vicinanza spirituale.
male. E poi il Signore ha voluto che le cose, oltre alla vedovanza, ci fosse questa apertura a una spiritualità ancora più grande, abbracciando di fatto tutto il mondo attraverso il suo sacerdozio. Quindi il sacerdozio come un dono che è andato davvero a completare un percorso che è durato tanti anni. Tutte le cose le superi facilmente con la sua grazia. A me è morto la moglie, è morto la moglie, ma ci è rimasta con 7 bimbi. Per me tutto è stato semplice. A rimanere vedovo con 7 figli, e perché non ti risposi, no? Non era la mamma, io non mi sposo più, loro hanno la loro mamma e io ho la mia moglie, che non è morta, è di là che mi aspetta. Il babbo fa 30 anni di sacerdozio, e parlo del babbo, che ha dato una famiglia di 7 figli, un ottavo è morta quando la mamma, ancora stando male, ha perduto, diciamo così, è andato in paradiso al terzo mese di gravidanza. Dei 7 figli, i 4 sacerdoti e adesso anche lui il 5° sacerdote. Sono 30 anni che sacerdote mio babbo, è un momento molto particolare, dopo che si è sposato in ritardo, ha avuto 7 figli, è rimasto vedovo e poi è diventato sacerdote in ritardo a 69 anni, arrivare a questo traguardo sicuramente è un momento molto, è una benedizione di Dio. Ecco. Ah, Padre Pio è sempre stato presente, Padre Pio sempre, perché fino da piccoli noi andavamo tutti gli anni e mia sorella, e la Maria Pia, è nata alla Casa Sollievo perché mio babbo voleva che fosse battezzata da Padre Pio, e quindi mia mamma, quando mancavano 20 giorni al parto, è stata ricoverata laggiù, così è nata laggiù e l'ha battezzata Padre Pio, e siamo stati noi tutti laggiù un mese. E poi tutti gli anni andavamo sempre, i miei fratelli hanno fatto la prima comunione laggiù e anch'io dopo sono andata giù con un altro fratellino a fare la prima comunione, però un poco più tardi, e sempre, tutti gli anni, Padre Pio ci ha guidato sempre, sì. E Padre Pio è stata una presenza sempre molto viva, no? Perché il babbo ha iniziato, ecco, questo rapporto, no? Quando ha scritto il libro Pendolare il padre, no? E lui, lavorando in ferrovia ad Ancona, alcune sere non tornava a casa ma partiva, ecco, per San Giovanni Rotondo. Abbiamo vissuto molti momenti, anche eravamo piccolissimi, no, nel partecipare alla messa di Padre Pio. E il momento più forte è stato quando è nata mia sorella alla Casa Sollievo, no? E noi siamo stati un mese là e abbiamo partecipato alla vita, quindi eravamo diventati di casa San Giovanni Rotondo, ma è proprio la sua presenza, il suo stile, l'insegnamento, ecco, soprattutto per l'Eucaristia, no? La bellezza e l'amore dell'Eucaristia, ecco, come sole, ecco, dell'esistenza, come punto di riferimento delle nostre giornate, no? Quindi quello che il babbo ha ricevuto da Padre Pio poi ce l'ha trasmesso, no? E anche prima di andare a scuola, ecco, noi ci stavamo, partecipavamo all'Eucaristia, servivamo messa e poi partivamo, andavamo a scuola. La fede è un dono bello, è un dono che è impareggiabile. Una vita vissuta nella fede, con l'educazione in modo particolare avuto nella guida spirituale di Padre Pio. Ecco, oggi è un'occasione talmente grande perché il babbo ha 99 anni di vita, più di 30 anni dalla sua ordinazione sacerdotale. Viviamo questo momento di grande festa ringraziando il Signore, ringraziando Maria Santissima, ringraziando Padre Pio in particolare, che ci ha guidati in questo cammino di fede, di famiglia e quindi anche di ministero sacerdotale. 30 anni di vita sacerdotale di Don Provo, ma è perché Gesù ha fatto a Don Provo il dono dello Spirito Santo. Il dono dello Spirito Santo nel battesimo, gliel'ha confermato nella cresima, gliel'ha donato nel matrimonio, lo ha sorretto nello stato vedovile,
ma poi gli ha dato lo spirito presbiterale, per cui Don Provo è stato costituito padre di una comunità. Ed è bello ritrovarci in tanti, noi fratelli di Don Provo nel sacerdozio, nel ministero, e guardate qui attorno questa bella corona di figli, di figlie, di nipoti, e non possiamo non rallegrarci per questa festa che vede Don Provo con il Guinness dei primati, perché non so in quante parti del mondo c'è un prete che è padre, che è anche nonno e che è padre di quattro figli preti. Insomma, penso che davvero sia una cosa, caro Don Provo, tu davvero hai esagerato. Giovanni dice, no, non lui, non il Babbo, lo difende il Babbo, è il Signore che ha esagerato con lui. Allora, mentre ci allegriamo, noi dobbiamo però adesso fare una preghiera, intanto perché il Signore gli conceda di tagliare il nastro dei 100 anni, perché ci manca poco, adesso che facciamo? Non fare scherzi da prete, continuiamo. E perché il Signore continua a farci godere di questa bella famiglia che ci ha dato ben 4 vocazioni, più 5 con la sua, e che ci ha dato Don Gino, vedo che qualcuno fa il segno a Don Gino, quindi, che è una vocazione di questa nata in questa comunità, questo è bello. Per un cristiano è difficile dire che c'è una giornata più importante delle altre, perché ogni giorno sappiamo che è una grazia del Signore, per cui noi l'abbiamo vissuta come di fatto cerchiamo di vivere ogni giorno della nostra vita. E spesso mi incontro con mio padre e quindi questi giorni sono stati anche molto preparati, specialmente con il dialogo spirituale, ma è un continuo scambio, e forse la cosa un po' particolare è che appunto non c'è stata poi una trasformazione così evidente, di fatto è cresciuta piano piano, prima appunto una relazione tra padre e figlio e poi anche tra figlio e padre, ugualmente entrambi sacerdoti, ma si è vissuta con una naturalezza che forse uno non può immaginarsi, uno non può provare, e io questo lo sento naturalissimo, ecco, quindi non come una cosa straordinaria e strana, ma come una realtà veramente che il Signore ha permesso di fare, ma che forse dovrebbe permettere a molti di poter esprimere, vivere così. Ho sempre sentito la presenza di Padre Pio, anche quando i momenti di alti e bassi ci stanno nella vita anche di un adolescente, di un ragazzo che sta cercando la sua strada. Ecco, io fin dall'inizio posso dire di me stesso, nella grazia che il Signore mi ha dato in questa famiglia, che sono nato proprio con Padre Pio, perché la mia famiglia è stata formata da Padre Pio, anche i miei genitori sono sposati, hanno ricevuto la benedizione nuziale da Padre Pio con una grande profezia della famiglia, di vocazioni, di cammino di fede e di grazia del Signore. E io come primo figlio ho avuto la gioia del nome Francesco, perché il babbo, la prima cosa che ha fatto quando ha saputo che la mamma era incinta, non è andato a dirlo tanto ai parenti. Quando è sceso da Rimini a San Giovanni Rotondo a dire al padre, non siamo più in due, attenzione, non in due ma in tre, no, in due a pregare, bellissimo, il padre, il babbo che si è sentito coinvolto nella,
nascita del figlio, soprattutto nella preghiera. E il Padre Pio l'ha affermato quando queste parole: non siamo più in due a pregare, ma in tre. Ha detto: chiamalo col mio nome di battesimo, in pratica, che è Francesco, Francesco Forgione, Francesco. E quindi questo cammino di fede l'ho sentito già fin dall'inizio. Ho fatto la prima comunione al Padre Pio, e con tutti i miei fratelli siamo andati tantissime volte al Padre Pio nelle confessioni, e anche me ci ha guidato nella nostra vocazione in tanti modi, ma soprattutto poi come famiglia ci siamo sostenuti a vicenda nella vocazione, perché Padre Pio formava delle persone perché poi dopo facessero loro il loro ministero, o di sposi o di sacerdoti o laici, no? Che lavorano poi nel campo della vigna del Signore, e ci si aiuta a vicenda. Non c'è niente di straordinario, ecco, proprio perché, come il Papa ci richiama, la santità è quella ordinaria della vita, no? Delle piccole cose, no? Dell'amore, l'attenzione, no? Quindi la presenza di Dio, no? E quindi anche questi momenti che possono sembrare un pochino più particolari, un pochino più straordinari, sono la conseguenza logica, ecco, di un modo di vivere, ecco, di ogni giorno, dalle piccole cose, da quando il babbo ci diceva, ecco, dove vai, no? Con chi vai, no? E ci richiamava sempre il senso della fede, no? Oppure la provvidenza, oppure il significato delle cose, oppure l'amore all'Eucaristia. Quindi è una cosa che per me è una conseguenza naturale di tutto il suo modo di vivere, la testimonianza che ci ha dato in questi anni. E ritrovarsi intorno all'Eucaristia per tutti i fratelli, con mio babbo, ne ricordo magari di mia mamma, è sempre un momento molto, molto forte e intenso, no? Sapendo che l'Eucaristia non è solamente una questione familiare, ma è il sacrificio di Cristo per la Chiesa, per il mondo, ecco. Però il fatto di essere anche uniti di più come famiglia su questo è un dono grande. A spendersi per il Signore è sempre una cosa buona, è una cosa bella. È chiaro che bisogna mettere sul conto di seguire Lui, e quindi non solamente le nostre aspettative, con molta disponibilità. Mi guardava quando tu ti presentavi a Lui e ti metteva in riga. Quando ti cacciava via Padre Pio, oppure anche se non ti mandava via, però te la dava con un po' di fatica, capisci che già tu hai capito la strada. Non crolli più dopo, perché hai capito che come devi vivere, e dopo fai fatica a sbagliare. La vita cristiana è bella. Bella nel senso che non è una bella vita, è una vita bella, bella perché piena di luce, piena di sprint, di forza, di grinta, è una vita appagante. L'unica cosa forse che vale per tutti e non solamente per qualcuno, perché ognuno poi dopo ha una sua strada, però è proprio di lasciarsi ogni giorno abbracciare dall'amore del Signore. Cioè non è che uno deve chissà cosa pensare, è il Signore che ha già preparato tutto, per cui di fatto uno non è che deve chissà cosa decidere, ma far sì che il Signore entri dentro la propria vita, e poi dopo è Lui che guida, è Lui che fa capire, è Lui che muove, diciamo, le cose, muove anche, diciamo, muove sia sentimenti sia le forze, le capacità e le occasioni per poter vivere in sintonia piena col Signore. Io sono rimasto contento perché è venuto qui in Sua Eccellenza e l'abbiamo accolto con onore, e pregheremo tanto ancora per lui affinché il suo sacrificio sia proprio la sangue di vita al Signore. Ringraziamo il Signore che ci ha dato la possibilità di poter partecipare a questo santo sacrificio con il nostro Vescovo. Grazie, Signore. Vogliamo fare alcune dediche. La prima benedizione è tutta per te. È tutta per te, anche per me. La seconda benedizione è per la tua famiglia bella, la tua bella famiglia cristiana, con questi bravi
fratelli, con le figliole, con i nipoti. Quanti nipoti hai? La terza benedizione è per la tua famiglia spirituale, per questa bella comunità, per tutte le persone che tu hai incontrato, quindi hai fatto tanto bene, vive e defunte, e noi ti promettiamo la nostra preghiera, perché tu devi fare il bravo, devi tagliare il nastro dei 100 anni, poi alzeriamo il contatore e ricominciamo. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie. Vissuto come servizio alla Chiesa, al Signore, e i sacrifici non sono mancati, però sono doni grandi che non sappiamo a volte perché, però sono sempre contornati da tanto sacrificio e tanto servizio. E ringraziamo il Signore. Gesù, continui a possederti in cielo come tu quotidianamente lo possiedi fra le tue mani, sacramentalmente qui in terra, e ti faccia sempre più degno delle sue divine compiacenze. Questa l'ha scritta Padre Pio per te. No.